Voci per Guido della Fondazione Guido D'Arezzo. Ricordiamo che il concorso è riservato ai cori scolastici e giovanili. I primi classificati nelle categorie 1B, 2 e 3, oltre a ricevere una cifra in denaro, acquisiscono il diritto di partecipare al 36esimo concorso polifonico nazionale Guido D'Arezzo, che si terrà il prossimo novembre. Questo concorso ha visto la partecipazione di 6 cori provenienti dal centro Italia. Ma prima di passare alla premiazione, ascolteremo il concerto dei cori. Ogni coro eseguirà 2 brani. Quindi chiamo il primo coro, coro Le Allegre Note di Riccione. E poi Ivaso, che è un pezzo che credo che i ragazzi conoscono tutti, di Pavolis. La sua strumentista? Elisa Serafini, che è anche una cantante del coro di Milano. Thank you.
Adesso il coro di Voci Bianche Musica Viva di Roma, direttore Antonio Rendina. Abbiamo al pianoforte il maestro Simone Vallini. Il maestro Tiberio Di Fiori che ci accompagna, ci sottolinea l'accompagnamento del giro con la cajon. Grazie maestro.
Conci Bianche Euphonium. Buonasera, noi siamo riuniti Coro Giovanni Euphonium e Coro di Voci Bianche perché il direttore delle Voci Bianche è dovuto scappare via. Eseguiremo quindi insieme un brano, il brano tradizionale africano e si chiama Sciosciolosa. A dirigere non sarò io, che non sono Andrea Bocchicchio ma mi chiamo Elia, ma sarà una nostra corista perché io suonerò il pianoforte. È la sua prima direzione, quindi un bel in bocca al lupo. Eseguiamo due brani, il primo è una carola del Cinquecento su melodia di anonimo popolare, Hush My Dear and Slumber, e poi la rubella del Brahms. Sì, volevo ringraziare chi ci accompagna, il maestro Elena Cortese. Thank you.
giovanile Note in Crescendo. Direttore Fabio Pecci. Grazie. Visto l'organico un po' ridotto che abbiamo oggi, abbiamo pensato di fare due brani di musica leggera. Vi faremo ascoltare due arrangiamenti, uno di Creed, di Radiohead, e un altro di Pure Sentire di Elisa, con un arrangiamento nostro. Buon ascolto.